La presenza in migliaia di scuole di livelli di gradi diversi nel nostro paese per dei percorsi, quindi non è la lezione, la conferenza, dei percorsi. Questa è per noi la dimensione educativa, il ruolo informativo, la cultura per dare la sveglia alle coscienze, quindi un sapere che scende in profondità è stato ed è fondamentale e importante. Questo è il primo grande obiettivo, smuovere le coscienze e soprattutto sconfiggere un peccato, il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. Questo è un peccato oggi, c'è troppo sapere per sentito dire. Invece c'è bisogno di una conoscenza che scenda in profondità su questi come su altri temi. C'è troppo un pensiero sbrigativo. C'è una deriva culturale in molti nostri contesti e quindi anche la delicatezza rispetto a questi temi, che sono storie, che sono volte, sono fatiche e speranze delle persone. Il secondo grande obiettivo della nascita di Libera è quello della vicinanza, dello scovare, andare a incontrare i familiari delle vittime di mafia. Ci eravamo resi conto che nel nostro paese, ci siamo resi conto che nel nostro paese i numeri che ci venivano forniti erano insufficienti, non erano corrispondenti a tante storie spezzettate che si conoscevano e tutt'oggi, vi devo dire, a distanza di anni, noi in collaborazione con, nei vari territori del paese scopriamo persone che si erano rinchiusi nel loro dolore, non hanno ricercato altre opportunità, riferimenti, i loro diritti, il loro riconoscimento. Abbiamo scoperto mogli, abbiamo scoperto figli, abbiamo scoperto madri e padri di persone che sono state uccise, vittime innocenti, violente, criminale, mafiosa, e ogni anno, se osservate l'elenco, improvvisamente trovate un numero sempre superiore che noi accertiamo con gli organi competenti sempre, se c'è stato un riconoscimento, se quei fatti sono veri, ma abbiamo scoperto che non c'era un elenco preciso, aggiornato, così attento, e tutt'oggi scopriamo familiari che si erano rinchiusi a vario titolo proprio su se stessi, che ci hanno detto però anche delle cose importanti, di avere visto vicinanza all'indomani di quell'omicidio, di quella violenza, di quella morte, di aver visto delle risposte, l'articolo sul giornale, le autorità, e poi di aver visto più nessuno, in alcune situazioni, di nomi a noi non conosciuti, o poco conosciuti. E allora vi devo dire come è stato importante per noi mettere in evidenza l'attenzione, il rispetto, andare a cercare, andare a scovare, collaborare con le istituzioni preposte per individuare, e lo stiamo ancora facendo come un grande impegno, tutti i familiari delle vittime innocenti di violenza criminale mafiosa. Sono centinaia, centinaia, centinaia a cui bisogna dare delle risposte, delle attenzioni, tutelare quelli che sono i loro diritti e la loro dignità, il riconoscimento di tutto questo. Qui devo ricordare una signora che se n'è andata pochi mesi fa, la mamma del capo scorta, quel giorno il capo scorta, perché sostituiva un altro, del giudice Giovanni Falcone. Lui, Antonio Montinaro di Calimera, provincia di Lecce, a due passi da qui. Io dimenticherò mai la sua mamma, da cui da quel momento è nato un profondo legame, come per me è nato un profondo legame con centinaia di queste mamme, di questi padri, di questi fratelli, sorelle, figli. Perché questo incontro, questi incontri non possono lasciarti un segno, una ferita profonda. E anche una sana rabbia da trasformare in impegno e in presenza. Io me la ricorderò sempre perché era vicino a me, insieme all'altra mamma di un altro agente ucciso,
a un certo punto nella caserma dove si ricordavano a Palermo tutti i colleghi morti nelle stragi di Capaci e d'Amelio, i singhiozzi della mamma di Antonio Montinaro. E poi ho capito qual era il suo grande dolore. Il suo grande dolore era, insieme all'altra mamma, sentire dire: ricordiamo il giudice, eccetera, eccetera, e i ragazzi della scorta. È lei che mi dice: ma mio figlio avrà pure un nome. Perché non dicono il nome di mio figlio? E lì ho capito, ancora una volta, che il primo diritto di ogni persona sulla faccia di questa terra è essere chiamate per nome. Non sono numeri, non sono della semplificazione, così i ragazzi, eccetera. C'è bisogno di affermare una dignità, un'attenzione al volto, alla storia di tutte le persone. Ed è per questo che Libera, nei suoi obiettivi, la dimensione culturale, educativa, questa crescita della conoscenza e della profondità da moltiplicare, ma un'attenzione alle vittime, ai vivi, ai familiari, un'attenzione grande nei loro riguardi. E noi abbiamo voluto che un giorno all'anno, il primo giorno di primavera, questo paese che è l'Italia senta questi nomi che vengono letti continuamente. Ed è nata la giornata della memoria, ma soprattutto dell'impegno. Perché voi mi insegnate che il miglior modo di fare memoria, per respingere quelle retoriche della memoria, a volte delle celebrazioni asciutte, distanti, rituali, il miglior modo è quello di impegnarci di più tutti. Ecco perché il 21 di marzo, da quel momento, è cominciato veramente una giornata per ricordarli tutti e per leggere forte quei nomi, quei cognomi, quelle storie e quei volti. Ma il terzo obiettivo di questo mettere insieme tante realtà, tante persone nel nostro paese all'indomani di quelle stragi, è stato il terzo obiettivo: tradurre un sogno di un signore che aveva il desiderio, aveva intuito, un siciliano di nome Pio La Torre. Ecco, Pio La Torre aveva un'intuizione grande, l'intuizione che poi diventerà, prima è stato un sindacalista, un politico, e insieme a un signore vivente di nome Virgilio Rognoni firmeranno, primi firmatari di un disegno di legge che nel 1908 82 decreta per la prima volta, pensate che ritardo abissale, solo nel 1982 si decreta che cos'è la mafia per legge e reati di tipo mafioso e così via. Ma lì c'è l'intuizione di Pio La Torre. L'intuizione di Pio La Torre e di quanti l'hanno sostenuto è che bisognava sottrarre i patrimoni ai mafiosi. Ecco, questa è stata la sua grande intuizione. Pio La Torre non vedrà il suo sogno. Viene ucciso 4 mesi prima che la legge, questa legge del 1992, sottolinei questi due aspetti che ho appena detto. E vi devo dire che a fare da spinta, perché la legge, il Parlamento finalmente la voti, c'è stato un'autobomba che ha ucciso altre persone, il giudice Chinnici e chi lo accompagnava. Altri nomi, altre storie, altri volti. E quindi su quell'onda di un'altra strage, siamo nell'82, Chinnici, ebbene il Parlamento vota la legge. Ma questa legge, che pur definisce cos'è la mafia, i reati di stampo mafioso, il 416, eccetera,
non riesce a incidere, se non per poche cose, rispetto alla confisca dei beni. Ecco che quando nasce Libera, questo coordinamento di tante associazioni, dopo le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, questo è il terzo chiaro obiettivo: la cultura, l'educazione, l'informazione, quell'investimento, la vicinanza e l'organizzare tutto questo nelle ferite, ma anche nell'accompagnamento, nella trasformazione del dolore in impegno dei familiari delle vittime. È la confisca dei beni ai mafiosi, con un'aggiunta nella continuità del sogno di Pio La Torre, e l'aggiunta è l'uso sociale di questi beni.